Allora, ripetiamo, Noemi, la sera di Aieta è il titolo del progetto e ci presenta il relatore e il professore Alessandro Carré, coordinatrice Giovanna Silva. Grazie, allora io sarò rapidissimo perché la presentazione di Noemi è corposa e quindi voglio lasciarle tutto lo spazio necessario. Io ci tengo a dire che dal mio punto di vista questa è veramente una tesi preziosa per il metodo e per il rigore con il quale è stata costruita, che secondo me si inserisce nella migliore tradizione progettuale dell'ISIE. Ci sono due temi principali all'interno della tesi di Noemi. Il primo è, diciamo, genericamente il soggetto a cui si è rivolta, e cioè gli antichi teatri veneziani, e che hanno contribuito a rendere celebre la città lagunare a partire, diciamo, dal XVI secolo. Noemi ha cercato tracce, muovendo un'approfondita ricerca storica e iconografica, e come dire, questa ricerca, questa attenzione nei confronti della ricerca storica ben si evince nella lettura del lavoro. L'altro grande tema invece è la costruzione della memoria. Una memoria che nel suo prodursi e prodursi miscela tracce, indizi, associazioni, immaginario, e si traduce in una sorta di macchina che, come una macchina teatrale, apre, chiude, scompone, frammenta per poi ricostruirsi e ricostruirsi in luoghi differenti. Prego. Grazie. Voglio iniziare appunto ringraziando sia il relatore che la correlatrice che mi hanno sostenuto in questa ricerca che molto lunga. Esatto, è iniziata nel 2019. Una ricerca su questi teatri stabili e pubblici della Serenissima che sono luoghi in cui è stata scritta sicuramente la storia del teatro moderno, ma che più all'epoca erano i centri di una vita mondana cittadina. I veneziani erano sostanzialmente dei grandi festaioli appassionati di teatro e per questo appunto Venezia tra il 6 e il 700 è diventata la città del teatro per eccellenza. Pensate che nel 600 ne esistevano almeno 16, erano luoghi stabili o provvisori ai quali si poteva accedere semplicemente tramite il pagamento di un biglietto, che quindi aprivano un pubblico indifferenziato. Ancora nel 700 quelli documentati sono circa 13 o 14. Ora, la mia ricerca inizia l'intento iniziale era quello di esplorare questi luoghi. La maggior parte di questi sono oggi scomparsi e sopravvivono in alcune denominazioni stradali e non tutti. E quindi io volevo entrare in questi luoghi, esplorarli, conservare le immagini e più cercare di capire se fossero rimaste delle tracce. Per cui ho iniziato una ricerca appunto sulla storiografia specifica e ho scoperto innanzitutto che mentre l'attività artistica di questi spazi è ampiamente studiata e abbastanza documentata, la storia sugli edifici è molto più, quindi meno studiata e la documentazione è molto più carente. Quindi ecco un altro punto che ho riscontrato è che ovviamente la storia di questi, la storiografia teatrale si interrompe con la chiusura dell'edificio teatrale e la conversione dell'edificio ad altri usi, lasciando anche sottintendere la definitiva cancellazione di questi luoghi dal tessuto urbano. La mia intenzione era invece appunto quella di cercare di scoprire delle tracce, per cui ho iniziato una nuova ricerca in cui sono stata aiutata da tante persone, archiviste, conservatrici, ricercatori e professori che appunto mi hanno consentito di portare avanti l'indagine. Quello che è emerso è che in effetti ci sono ancora delle tracce, degli indizi ed altri documenti che da un punto di vista storico potrebbero costituire dei punti di partenza per delle nuove ricerche per gli studiosi di settore, che io però ho voluto inserire come elementi all'interno di una narrazione più improntata sul linguaggio visivo e sul rimando appunto alla memoria. Adesso vorrei brevemente passare in rassegna questi teatri a partire da più antico, il San Cassiano, nato come stanza da commedia, nel 1637 diventa il primo teatro lirico pubblico al mondo, definendo quel modello quindi di teatro empresariale che è una diffusione planetaria che conosciamo tutt'oggi. Verso la fine del Settecento perderà un po' di fama e per paradosso sarà
Giacomo Casanova a denunciare gli atti libertini che si svolgevano all'interno dei palchi. Infatti questi erano fin dall'inizio usati dai veneziani e dai forestieri come spazi privati in cui, diciamo, si svolgeva la vita un po' in tutte le sue sfaccettature. Fu demolito nel 1812 e poco dopo gli Albrizzi gli fecero un giardino privato che esiste tutt'oggi, è tuttora di proprietà delle famiglie che ringrazio, e le mura del giardino circoscrivono ancora l'area perimetrale occupata dal teatro. In più sembrano inglobare l'antico atrio d'ingresso che si trovava in corrispondenza dell'ingresso attuale del giardino, dove si trovano delle cerniere di una porta. In più ci sono frammenti architettonici di provenienza incerta, ma che io ho voluto inserire nel progetto in quanto li ho trovati simbolici rispetto alla funzione originaria, della funzione passata del luogo. Passando al Nuovissimo, il Nuovissimo era il teatro di Torelli, siamo in pieno barocco, in questo teatro sono state compiute delle innovazioni che avrebbero segnato la scenografia a venire. E gli spettacoli in questo teatro devono apparire meravigliosi agli spettatori dell'epoca. La cosa interessante è che questo teatro era promosso da tre nobili cavalieri che accompagnarono gli spettacoli da un vantaggio pubblicitario, grazie al quale abbiamo una parziale documentazione iconografica delle scenografie del Torelli. Nel caso del Nuovissimo, diciamo, la questione è stata un po' diversa perché in effetti questo teatro non esiste più, non rimangono più tracce, e il problema era poi individuare la posizione esatta. Per cui sono partita dagli studi di Mancini, Muraro e Cogoledo, che lo individuavano in un'area alle spalle del convento dei Santi Giovanni e Paolo, e in questa posizione. Quindi attraverso un confronto tra mappe, un'analisi, i dati, misurazioni, e ho fatto un confronto con il territorio contemporaneo e ho individuato la posizione all'interno dell'attuale Dipartimento di Urgenza dell'Ospedale Civile di Venezia, che è il padiglione Semerani. E durante la costruzione di questo padiglione, quello che è interessante è che furono rinvenuti dei resti di fondazioni in natura identificati con la cavallerizza, che è la funzione che l'area del Nuovissimo ha ricoperto dopo la demolizione del teatro. E passando al San Samuele, a differenza degli altri, questo teatro è stato costruito da zero, ex novo. E infatti i teatri veneziani sorgevano di solito all'interno di magazzini o case di cui sostanzialmente mantenevano l'aspetto dal punto di vista esterno. Questo è il teatro dove Goldoni ha iniziato i primi passi nell'ambito del professionismo teatrale e della sua riforma del teatro comico. Nell'Ottocento diviene il Teatro Camploi, dal nome del proprietario, che fa di tutto per risollevarlo, e infatti in quel periodo i veneziani non lo frequentavano, o lo frequentavano poco perché lo ritenevano particolarmente difficile da raggiungere via terra. Oltre a questo, ho scoperto che questa avrebbe dovuto essere la facciata del teatro nell'Ottocento, ma Camploi non ottenne i permessi per realizzarla, quindi questa era la facciata. E questo è interessante proprio perché una caratteristica dei teatri veneziani era quella di essere, insomma, invisibili all'interno del tessuto urbano, e la dimensione della festa diventava un po' privata, nascosta rispetto all'esterno. E nel 1893 viene interamente demolito e viene edificato al suo posto una scuola che esiste tutt'oggi. La cosa interessante è che durante i lavori di demolizione furono trovati tra le mura dei frammenti architettonici ornamentali che, data la loro antichità e fattura, sono stati donati al Museo Civico, dove verosimilmente si trovano tutt'oggi. E non è da escludere che in qualche parte facciano modo della struttura del San Samuele, che era stata appunto costruita ex novo, non lo sappiamo. E il Sant'Angelo, infine, nasce in posizione privilegiata rispetto agli altri teatri, si affacciava proprio sul Canale Grande, è stato il teatro di Vivaldi, anche il teatro della Sfida, delle 16 commedie nuove di Goldoni, e nonostante si trovasse in posizione privilegiata, comunque la documentazione sulla facciata è piuttosto carente. Comunque
esiste questa incisione del Carle Paris, che è stata una faccia da scarna ma con un timpano decorato. Questo schizzo del canaletto e infine questo dettaglio della facciata quando il teatro non esiste più e viene trasformato in magazzino. E alla fine dell'Ottocento l'edificio viene trasformato in palazzo barocco, conservando però le mura originarie. Accanto all'edificio si trovava un portico che esiste tutt'oggi e al suo interno si trova una scala in pietra d'Istria. Per la prima volta si devo ringraziare il dottor Chirillo dell'RSR Stauri, una scala che probabilmente risale al 700, quindi probabilmente faceva parte del teatro e data la sua posizione magari poteva anche fungere d'accesso ai palchi superiori. E il San Benedetto infine era il teatro nobile della città ed era usato come teatro di rappresentanza anche dal governo e rivestiva praticamente la stessa funzione che riveste oggi la Fenice. D'altronde è interessante che questo teatro, la Fenice nasce quasi per un caso fortuito, perché i proprietari del San Benedetto erano una società di palchettisti e il teatro era talmente in voga che i proprietari del fondo fecero in modo di sottrarlo alla società di palchettisti, ci riuscirono, ma questi decisero subito di fondare la Fenice. Quindi chissà cosa sarebbe successo. E negli anni 50 la struttura interna viene demolita, si conservano ancora tutte le mura esterne, quindi tutta la struttura originaria esterna, rimangono appunto delle tracce. Quello che è più interessante è che nel sottotetto ho trovato delle tracce, delle scritte, in particolare appunto quella di un aiutante scenografo, che queste andrebbero indagate oltre. Ok, passando quindi a partire da tutti questi dati raccolti, ho voluto costruire delle narrazioni, il cui intento principale è proprio quello di ricostruire la memoria dei luoghi, a partire anche da una riflessione sul funzionamento della memoria che procede per impressioni, per libere associazioni del pensiero. E ho riflettuto sul fatto che la rappresentazione per immagini e fini del ricordo della memoria è un tema molto antico che è la base su cui si costruiscono appunto le tecniche di memoria tradizionali ed è ciò a cui ho fatto riferimento ricorrendo appunto alla memoria di Giordano Bruno, che definisce l'arte della memoria come qualcosa che rende presenti e visibili le cose passate e assenti, e questo è reso possibile proprio da un pensare per immagini. Quindi le immagini che lui definisce la dieta, che danno appunto il titolo alla mia tesi, sono degli strumenti attraverso i quali creiamo delle immagini interiori simili a quelle di cui parla Belkin sostanzialmente, tramite le quali i luoghi anche assenti continuano a sopravvivere nella nostra memoria. Le dieta sono infatti delle immagini, delle forme, e con cui rappresentare mentalmente qualsiasi concetto al fine di fissarlo nella memoria, e sono in parte indotte dal mondo esteriore, in parte dalla nostra immaginazione, quindi si completano nella nostra immaginazione. E, da un punto di vista pratico, il progetto si compone quindi di testi, fotografie e immagini, documenti, scusate. I testi sono derivano da una ricerca, una trascrizione letterale di fonti, testimonianze e commenti che seguono una linea cronologica all'interno della narrazione, e attraverso questi frammenti ho cercato da un lato di presentificare, in un certo senso di usare le parole come immagini verbali, infatti sono testi che contengono indizi e che ci consentono di immaginare questi luoghi, visualizzarli mentalmente. Oltre a questo ho voluto raccogliere le impressioni delle persone che hanno avuto a che fare con questi teatri, magari li hanno visti, vissuti, e facendo emergere questi luoghi appunto come i luoghi di un vissuto umano. Infine, sempre all'interno della narrazione c'è la linea cronologica procede, ove possibile, fino ad oggi, percorrendo quindi la trasformazione dei luoghi e raccogliendo quindi le tracce, mettendo insieme i pezzi. Per quanto riguarda le fotografie, ho cercato innanzitutto di
potuto leggerli in un certo senso come testimoni silenziosi di eventi passati, quindi ho cercato di individuare, di ascoltarli in un certo senso, individuare delle configurazioni o delle sussistenze visive che richiamassero in luce il teatro. Infine, i documenti si inseriscono come delle variazioni all'interno di una narrazione costruita su una struttura fissa di testi e immagini, non seguono una linea cronologica, ma una logica legata proprio a delle connessioni visive. Ho cercato infatti di costruire dei collegamenti visivi rispetto alle immagini contemporanee. Diciamo, il progetto complessivo, oltre a contenere anche una riflessione su quello che sono i documenti, che sono degli oggetti particolarmente complessi, sono simboli del ricordo, residui di un sapere che si dà per frammenti, ma anche soglie temporali, infine strumenti per conoscere la storia di questi luoghi, per cui ho deciso di inserirli dove possibile integralmente e dare la possibilità di compiere accanto una lettura di tipo di visuale, un'indagine di tipo storico, per cui questi documenti si possono estrarre, analizzare, studiare se vogliamo, confrontare tra loro per ricostruire la storia appunto da un punto di vista storico. Quindi nel complesso leggo questo progetto che ho creato come una raccolta di materiali per la memoria di questi luoghi scomparsi, che fanno molto leva sull'atto interpretativo di chi guarda e di chi legge, è come diciamo, l'intento è quello di, attraverso una lettura frammentaria, mettere poi insieme tutti i pezzi e creare finalmente una nuova immagine di questi teatri che infine si conservano nella memoria di chi legge. Grazie. Allora, è molto interessante il concetto dell'arte della memoria, no? E ti faccio un piccolo appunto critico, nel senso che, anzi, prima ti segnalo un museo molto interessante fondato da Eco San Marino, dove sono raccolti migliaia di documenti proprio sull'arte Morandi, molto interessanti. E rispetto a questo credo che tu abbia dato un codice binario, no? Nell'associazione, che funziona benissimo, poi dopo parliamo di quello. Però la San Morandi, anche se è una letteratura vastissima, si basa, a mio avviso, secondo un po' le mie ricerche, su dei concetti che non ho ritrovato, no? Fino in fondo, che è la fuoriscienza, no? E quindi un insieme di associazioni molto vaste, molto, magari la si può ritrovare nel complesso l'idea del labirintico, no? Cioè dell'enigma nelle associazioni, no? Questo perlomeno è una tradizione del 400 intorno, no? Però mi piace molto questo riferimento che hai dato. Invece, per quanto riguarda proprio l'idea del prelevamento d'archivio, credo che questo è un po' adesso del tuo lavoro, no? Che questa che ci dà proprio un'opportunità, cioè penso che sia l'archivio in sé, no? Diventa un terreno, no? Una fondamenta teorica di tutto, documento, storia, ma anche possibilità di leggere le immagini, ad aprire tutte le altre immagini. Cioè mi sembra che grazie all'archivio tu riesca a utilizzare qualsiasi tipologia con statuto differente di fotografia. Allora mi lascio un po' la mia domanda. L'osservazione diretta l'hai fatta già pensando all'archivio o è solo un lavoro di editing? Perché sembra che tu abbia documentato, no, questi dati pensando già come di un meccanismo, no, di innesco grazie alla fotografia d'archivio, no? Quindi sei permessa di frammento, addirittura una pianta. No? Che non è teatro, cioè è teatro ma è un'uscita dal teatro. Questo lo trovo veramente una parte veramente interessante, questo lavoro. Volevo chiederti come è avvenuto. Allora, diciamo che nel fotografare i luoghi non ho avuto un
unico approccio. Inizialmente mi sono un po' lasciata trasportare da quello che trovavo, ma sicuramente l'intenzione iniziale era quella di introdurre una forte componente storica, proprio perché volevo rinvenire le tracce, documentare le tracce di questi teatri. Poi col tempo si è appunto trasformata in una riflessione sulla ricerca d'archivio che avevo tanto condotto, sui documenti che avevo tanto maneggiato, e ho deciso di tradurre nel lavoro finale anche questo aspetto. Spero di aver risposto alla domanda. Ah, io credo che è tanto una vocazione inconscia, no? A coprire le immagini, che poi si traduce fisicamente, no? È come se l'immagine d'archivio, no? Vestisse l'altra immagine, solo attraverso di lei che l'altra immagine prende i suoi significati. Infatti sono sempre, no? Mi sembra di una storia. Si interviene su questo tema, su questo argomento, cioè, a me pare, più che altro seguendo, come dire, la cronologia, no? Del progetto adottato da Noemi nel corso di quanto tempo, 2 anni. No, si vede, no? No, che in realtà, come dire, la ricerca storica, quindi quella di sfruttare l'archivio, no? Come luogo per reperire documenti, era un po' la base del lavoro, ma perché serviva anche, come dire, a comprendere dove fossero fisicamente ubicati, no? Quei teatri. Dopodiché, una volta rinvenuta una possibile posizione, una volta ritrovate quel tipo di tracce, in realtà lei ha cominciato a fare un lavoro fotografico sui diversi luoghi, sui diversi teatri, ma inizialmente, per quel che ricordo io, non necessariamente pensando a integrare le due cose, no? Quindi io direi che la ricerca d'archivio diventerà la base, quindi il motore, l'innesco per il progetto fotografico, e dovranno miscelarsi insieme. Questa cosa è avvenuta dopo, ma perché? Perché poi fondamentalmente quelle tracce che lei andava cercando erano estremamente scarne, no? Estremamente labili, estremamente evanescenti. Ci sono molti di separazione, cioè, assolutamente sì, ma anche che ci sono stratificazioni, no? Stratificazioni continue che evidentemente dilatano la possibilità di guardare a farci quella radice rispetto al teatro, ciò che c'è oggi, no? E quindi in qualche modo questa è stata una valutazione successiva, quella fatta da Noemi, a dire: perfetto, allora a questo punto, vista l'esiguità delle tracce, e qui poi arrivo alla questione del labirinto e della costruzione delle immagini mentali e della mnemotecnica facevi riferimento prima, è diventata, come dire, una necessità, perché tu dovevi creare una struttura che legasse due elementi, no? Perché la questione dell'immagine mentale è molto legata, secondo me, sul progetto fotografico, no? Perché effettivamente quei luoghi sono diventati dei labirinti in rapporto alla funzione che avevano originariamente, no? Cioè praticamente non c'è più niente, è un'esplosione di altre funzioni, le qualunque siano, no? Che può essere un'altra funzione, perché uno è diventato un hotel e quindi ha cambiato radicalmente, certo, le proprie sembianze, o il San Cassiano, che è diventato, è rimasto in realtà da molto tempo, è un giardino, per esempio, e quindi la necessità di avere anche delle piante. Allora, quell'esplosione di immagini mentali a cui fa riferimento effettivamente la mnemotecnica di cui tu parlavi prima, ma anche la necessità di ancorarla a qualcosa di fisicamente pregnante, di storicamente pregnante, che le rendesse quantomeno lontanamente comprensibili, leggibili, e costruisse appunto un percorso di costruzione di un linguaggio possibile nell'elaborazione della memoria. Oh, infatti anche a livello di informazioni è molto interessante come lavorare, perché c'è il luogo in cui sei, nell'inserto dico, poi magari di fianco il testo, no? Quindi esattamente l'episodio o il contesto, e poi l'immagine fotografica. Secondo me sì, quindi se adesso non so per quanto l'abbia spiegato approfonditamente, ma questa cosa che tu puoi leggere in diversi modi. No? Esatto. Diciamo che in realtà la parte dei testi e la parte delle fotografie sono concepite come due narrazioni che procedono in maniera simultanea all'interno del racconto, e che fanno più leva su un atto interpretativo libero, quindi non sono associazioni che io ho personalmente ricercato, ma volevo proprio stimolare in questo modo l'interpretazione, comunque la creazione di nuove connessioni tra i due elementi, anche al fine di legare il presente e il passato, che è lo stesso motivo per cui ho anche introdotto i documenti. La cosa particolare di questi documenti
è, tra l'altro che ho voluto inserirli così perché sono effettivamente pochi, sono pochissimi di questi teatri. Per esempio ho usato tutto il materiale possibile. Ma sono documenti di quali hai riprodotto? Cioè, allora, alcuni li ho richiesti agli archivi, altri li ho fotografati nelle stanze in sala. Sì. Comunque, insomma, è un materiale vivo, vitale, non scaricato, ecco. No, assolutamente. Vorrei chiederti una cosa, nel momento in cui tu andavi, una curiosità mia, magari su un posto dove dovevi fare questi rilievi, no, per cercare, no, di trovare queste tracce perse, no, questi strati, la gente che ti vedeva fare ricerca, la gente che magari tu ti chiedevi una piccola informazione estratta dalla tua ricerca, vedevi della meraviglia, vedevi dello stupore, hai informato persone che lì c'erano qualcosa che tu stavi andando a cercare? Sì, grazie alla domanda. Sì, in effetti sono tantissime le persone che si sono interessate a questo lavoro e che sì, erano curiose di sapere. Per esempio del Novissimo non esiste più neanche una denominazione stradale che faccia almeno riferimento alla cavallerizza, per cui a parte gli studiosi con cui mi sono confrontata, nessuno sapeva che là, all'interno dell'ospedale, si trovava un teatro. Sì, adesso l'uomo comune che era lì o che lavora in quel posto. Esatto, non sapevano. E invece per il San Cassiano, ovviamente essendo uno dei più famosi, uno dei più antichi, anche teatri stabili e pubblici di Venezia, la memoria si era più conservata, meno per il Sant'Angelo. I pochi sanno che c'era lì un teatro perché c'è una denominazione fondamentale del teatro, ma non si sapeva di che teatro si trattasse, lo stesso per il San Samuele e infine per il San Benedetto. Quindi sì, ho avuto un riscontro molto positivo anche da studiosi, potrei dire autorità degli studi sulla storia del teatro veneziano, che mi hanno apprezzato la ricerca, mi hanno molto sostenuto e agevolato anche nella riproduzione di documenti quando in quel momento non era possibile. Quindi sì. Ho potuto passare anche molto interessante. Secondo me la giusta posizione, cioè io vedo questo, di questi documenti d'archivio delle immagini contemporanee, la potenza di questa operazione, che non è nuovissima ma funziona veramente bene, è che proietta nel passato già la contemporaneità mostrandoti la fragilità sostanzialmente di quello che c'è, che esiste. E mi chiedevo, visto che poi svolto questa ricerca quasi a cavallo di questo periodo difficilissimo per il teatro, per tutti, ma per il teatro in modo del teatro, la contemporaneità del teatro in modo molto sostanziale, se questo appunto essere capitato, perché mi pare di aver capito che è iniziato nel 19, quindi precedentemente tutto quello che poi è successo, se questa contingenza in qualche modo ha spinto la tua ricerca o ti spinge forse anche a rifondere la nota il fatto di persistenza della memoria di quello che è un comunque nel nostro terzo, forse più quanto potessimo saperlo prima, un ambito artistico particolarmente fragile. Sì. Non solo nei luoghi, ma anche proprio nei luoghi nella sostanza. Beh, allora, io diciamo da questo punto di vista, in rapporto a questi teatri specifici, io penso che in qualche modo sono esistiti, sono stati dei luoghi molto importanti per Venezia, ma come dice anche Giorgio, uno studioso di teatro, i teatri come luoghi deputati allo spettacolo hanno esaurito oggi la loro funzione. Oggi diciamo, l'aspetto di spettacolarità è ancora viva, ma si esercita in tante altre forme, è sicuramente una forma di cui abbiamo ancora bisogno, secondo me. Questo diciamo, è una sorta di regalo che ho voluto fare a Venezia, una città che adoro, e che era un luogo vivo, con una spettacolarità densa e diffusa, e quindi sì, è un contributo alla memoria di questo luogo in cui il teatro ha rivestito una funzione così importante, anche quando ancora
la sua funzione sociale non era ancora riconosciuta. Spero di aver risposto. Un racconto soggettivo e dall'altro ci sono i documenti come diciamo, un'evidenza di fatto, e io sono sempre un po' dubbioso su questo tema, no? Quando si parla di archivio come di dato, perché è assolutamente la cosa meno oggettiva esatto. Che ci sia per quello che rimane, ma anche perché mi ha ricostruito sulla base di ideologie diverse, di momenti diversi, quindi cioè, non so, se uno va in un archivio trova quello che l'istituzione vuole troppo nell'archivio, quindi l'immagine di sé che vuole dare e non necessariamente la realtà dei fatti. E volevo sapere se questa cosa invece in qualche modo ha comunicato a farle emergere, cioè il fatto che comunque l'archivio non è la dura realtà dei fatti, la dura materia, perché non lo è. Sì, c'è anche questa riflessione nel mio trattamento dei documenti. In realtà ho cercato appunto di non farli apparire come unici, come diciamo, depositari di una verità che ovviamente non conosciamo, e li ho lasciati nella loro integrità, cercando di far passare il documento come oggetto complesso che contiene in sé tutti questi significati. E, in più, ovviamente, ho scritto nell'introduzione che questi documenti sono degli oggetti molto complessi, sono residui di un sapere che è costituito per frammenti, che va accolto, va decifrato. È naturale che si tratta di, non stiamo parlando del teatro in sé, ma sono in qualche modo tracce dell'esistenza di quel luogo, non sono quel luogo, e sono appunto elementi che vanno studiati. La storiografia è oggi ormai molto consapevole di questo, per cui i documenti vanno appunto letti, analizzati, interpretati, studiati. E anche durante le mie ricerche ho cercato dove possibile di fare incroci di fonti di informazione, perché per esempio la questione del Novissimo io l'ho ipotizzata, ma non, chissà, magari certo. ho voluto fare un confronto tra le due piante, ho visto per esempio che entrambe sono due piante di datazione diversa, entrambe davano la stessa posizione, entrambe la stessa misura, per cui ho ipotizzato che il teatro si potesse trovare lì. D'altronde nella ricerca ho scoperto che si va sempre per ipotesi, è naturale, fin quando si afferma qualcosa e quel qualcosa poi non viene, può essere anche smentito a un certo punto tramite il rinvenimento di nuovi documenti, e nuove informazioni. Sì, forse posso dire una cosa, perché come io sempre ho vissuto questa tesi, i documenti sono effettivamente un pezzo del teatro in sé, ma lo sono perché di fatto, come dire, sono trattati soprattutto come oggetti estetici all'interno della tesi, sì, quindi sì, non hanno la pretesa di essere. Il problema è quello, no? Che in realtà hanno questa realtà di dati proprio per come sono rappresentati, cioè il linguaggio che hanno, i corpi che hanno, tende a dare uno statuto di verità fondamentalmente. Sì, però è illusorio, no? Esattamente come c'è la macchina teatrale. Esattamente. Quindi, e di fatti, secondo me è una cosa interessante anche che lei ha scelto di, come dire, aprire a più letture, no? Perché tu hai questa lettura in cui appunto il documento diventa oggetto estetico, ma come dicevi tu prima, rimane un elemento materiale che lo costituisce come elemento di verità, no? E quindi di fatto tutti sono nominati con dei numeri romani che, facendo il scopo del lavoro, aprendo, potrebbero riposizionarli in ordine cronologico, e quindi si traducendo in un elemento, no? Che però non fa parte della materialità del lavoro, ma deve essere ricostruito a partire dall'esistente. Comunque, cioè, partendo un po' anche dalla riflessione di Foucault, cioè, il documento è un monumento, no? Se, secondo me questi documenti qui sono monumenti, cioè sono documenti intenzionalizzati, perché appunto il teatro rappresenta se stesso. Ma è più interessante, secondo me, l'altro discorso che nasce da Perini, è che, secondo me, nel tuo lavorare è la fotografia che diventa documento, è perso, infatti è svuotabilissima, no? E si riempie di tutto quello che invece il documento monumento, cioè il documento personalizzato, porta dentro, il coro, il gesto, l'interpretazione, no? Quindi secondo me c'è quella forza in quello, che i documenti sono monumenti e la fotografia dovrebbe essere un monumento in quanto interpretazione,
tornare a me. Non serve un po' il cortocircuito tra queste cose, no? Che funzionano. Secondo me quello che ti fa è che questo continuo rimanere tra l'altro e l'altro. Sì, esatto. Dalla base lo puoi leggere in un modo, però lo puoi leggere anche nell'altro, quindi alla fine. No, c'è la costruzione. Sì, questa contrattazione continua. A me piace molto la foto di tutto quello che ho visto, bellissimo lavoro, ma mi ha colpito la foto della cancellata, cioè del cancello consumato sotto, cioè mi è rimasta come un po' un segno di quello che è il croccante. Adesso ti piace tutto il complimento. No, guarda, questa è una cosa fresca. Diploma accademico di secondo livello in progettazione grafica editoriale in diritto fotografia con la valutazione di 110 su 110 e lode.